Beh, prendiamo i soldi. No. Quali soldi? Non mi so. Quali soldi? Non mi so. Qua si deve chiudere, qua si deve chiudere. Aspetta, faccio di merda! Ti metto tutto, non sai nessuno che assieme a me! Salve a tutti ed eccoci qui con la seconda parte del mio Amarcord che avevo già iniziato nell'episodio precedente, sempre in compagnia di Giuseppe Gargiulo, che narrerà adesso tutta la preparazione fino alla gara in cui per la prima volta porterà in pedana un allievo e lui sarà la prima volta un coach di powerlifting. Perché fino a quel momento lui aveva zero allievi. Ado non lo cagava di pezza. Non esageriamo. Questa esatto. È la storia che piace. Il romanzo è questo. Ado lo trattava un po' come fa con tanti di adesso, gli schiavetti di turno. Fai questo, fai quello, fai quell'altro, bilanciere, capito, no? E Gargiulo, sempre molto servile e umile, giustamente, fa arrivare la gavetta come tutti, anche se molti oggi la gavetta non sì, la fanno. Beh, cioè avevo 22 anni, non avevo ancora allenato nessuno. Non si pretese. Sì. E io dovevo essere l'elemento catalizzatore che avrebbe potuto, diciamo, mettere un po' di luce su Peppe, Ado poteva valorizzarlo un po' di più. Cosa successe? Praticamente, quando la notizia fece il giro del mondo, perché io avevo un gruppo Facebook. Sì, poi lui è famosissimo in tutto il mondo. Sì, ma all'epoca no. Poi saputo che Domingo ha scelto Peppe come allenatore, ma perché proprio Peppe? Cosa ci sarà in Peppe? Come mai? Da uno come Domingo sceglie Peppe, c'è qualcosa che non quadra. È strano, un Domingo non fa mai le cose per niente. Ci sarà sicuramente qualcosa che ha visto in Peppe, perché non lo sta pagando, quindi qualcosa ci sarà. E questo è un po' il mormorio di fondo. Chi conosceva già Peppe diceva, beh, scontato, chi cazzo doveva prendere? Se tra tutti gli emergenti era il migliore. Però Ado cominciò a dire, ma uno come Domingo che sceglie Peppe, non è che magari ha capito il suo valore, come l'ho capito anch'io. Guarda, in realtà Ado, tu... In realtà tu l'hai tenuto nascosto per 2 settimane. Sì, eh? Esatto. Per 2 o 3 settimane l'ho tenuto nascosto, no, più che altro perché non sapevo com'era la dinamica. Lui comunque stava ancora ufficialmente in un'altra squadra. Poi sapevo che lui era un personaggio problematico. Infatti Ado non è che disse proprio così. Anzi, diceva, tu puoi puntare a qualcosa di più alto, di non come livello già attuale, però pensa a tirare su dei ragazzi che li farai diventare forti, invece di prenderti Domingo, che è un personaggio problematico, molto problematico. Peppe, il tuo futuro è con me, non con Domingo. Cioè, aveva paura come se lo volessi portarglielo via. E quindi l'ho fatto un po' gelosire. Sì, diciamo, secondo me già stavo in squadra. Noi avevamo un gruppo Facebook di squadra in cui si mandavano video. Io già commentavo molto, davo consigli, seguivo un po' di gente però in gara. Però non volevo rischiare di darti qualche allievo, sì. Come nel mio calibro, non avrebbe no, mai perché, fatto. Certo, comunque scrivere un programma, comunque allenare al 100% una persona con carta bianca è diverso. E diciamo che Domingo ha accelerato i tempi, cioè gli ha fatto capire. Perché Ado mi diceva, invece di seguire Domingo dovresti chiedermi di seguire qualcuno del Parma, perché semplicemente io non sono uno che si butta, che si propone, che dice io posso fare questo. E alla fine Ado ti ha dato tipo 10 elementi. Sì, io gli ho detto prendi questi, poi sì, rimani con me. Sì, io gli ho detto guarda Ado, tu non me l'hai mai chiesto, allora dammi delle persone. Gli ho detto preparami una lista ora, Ado. Quindi io ho preso 5-6 persone, poi lo stesso Ado, non ancora no. Carlo Calabrese, essendo già forte ma comunque molto promettente, non mi sono permesso di chiederlo perché non mi sentivo all'altezza di dire Ado dammi uno già forte. Però alla fine fu lo stesso Ado a dirmi, era un po' incasinato questo tecnicamente. Questo prima dopo la mia gara? Dopo. Guarda caso, sì, sì, perché è successa sì, qualcosa sì, la gara dopo. No, già avevo preso quelle 5-6 persone, tra cui Riccardo Barboni. Quindi si può dire che io ho iniziato la tua carriera da coach, in qualche modo, no? Sì. Di fatto sì. Quindi poi ho preso Ado, mi ha detto no, segui anche Carlo. E la verità, ragazzi, io volevo provocare Ado. Lo ammetto, cioè era proprio la reazione che volevo, non me l'aspettavo che sarebbe successo, ma era proprio quello che volevo, quindi in parte c'era anche questa idea. Cominciamo a parlare della mia preparazione estiva. C'è gente che l'estate va al mare e invece non capite che l'estate è il momento più proficuo perché il testosterone è a 1000, come diceva Claudio Tozzi nel bio. Infatti sono sempre cresciuto pseudoscientifico. Sono sempre cresciuto in estate, Peppe. Cominciare con la tua laurea in ingegneria spaziale. Calore, poi sai, la termodinamica aiuta meglio a stare meglio, cioè nel senso non si ammala, l'estate si sta... Secondo me uno ci si allena meglio, anche se si suda, anche il riscaldamento, le contratture, secondo me vanno meglio. Poi il sole, vitamina D, testosterone. Quello sì, quello sì. Dite sempre che io interrompo i miei ospiti, quindi ora passo la parola a lui, faccio solo un'introduzione. Abbiamo iniziato una programmazione a percentuali con i massimali della gara, dei trials, 2,40 squat, 180 la panca, 2,70 lo stacco. Sì, 2,70. Sì. Diciamo, inizialmente, come aveva detto Domingo, il problema principale era proprio lo squat, sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista di programmazione. Io credo sempre che la tecnica e la programmazione vadano di pari passo.
Lui tende un po' a separare l'idea, però io credo che quando uno ha un occhio sulla tecnica, io penso che la tecnica sia sopra il programma, perché se tu fai un programma buono ma fai schifo tecnicamente non funziona. Se invece sei buono tecnicamente e fai un programma schifoso, puoi migliorare forse. Sì, però diciamo che io faccio fatica a distinguere gli elementi, perché credo che anche il programma, ad esempio con l'uso di varianti, ma anche con la gestione di volumi, ripetizioni, eccetera, debba, diciamo, piano piano invitare l'atleta a fare un determinato movimento. Però alla base ci deve stare l'input. Certo. Che no, il programma non ti dà l'input. Sì, sì. Se io smollo, tu mi puoi fare anche le varianti, sì, li faccio male. Sia saper dare l'input, sia soprattutto avere l'idea in testa di come vuoi vedere l'atleta, cioè come si deve muovere l'atleta e come lo vuoi vedere tra, non so, un mese, due mesi. Quindi alla fine, boh, semplicemente fatto entrambe le cose. Quindi di squat il problema principale, come avete visto dal video precedente, che scendeva a cannone, smollava, zero caricamento dei femorali e del bacino, quindi scendeva molto profondo ma perdendo tensione, sfruttando un rimbalzo elastico che a massimale non funzionava. Che è una caratteristica di molti squattisti che hanno le gambe grosse. C'è gente che è molto più anca dominante. Sì, è il femore corto. E c'è gente che è più quad dominante, sì. Questo non vuol dire che dovete squattare in quel modo, cercare di equilibrare la cosa. Io ovviamente non sarò mai come Carlo, che sfrutta molto i femorali, però non vuol dire che devo adagiarmi sui miei punti forti. Sì, io quindi tra le varie cose abbiamo fatto 4 squat a settimana. Io ai tempi programmavo praticamente solo a percentuali, anzi a volte con i chili già scritti. Diciamo che avevo iniziato a elaborare il concetto di milestone, di cui poi uscì l'articolo qualche mese dopo su Hive, e l'obiettivo era proprio programmare, sì, per step e per obiettivi di medio breve termine. Avevo una fase iniziale più voluminosa in cui l'obiettivo era arrivare a fare un 5x5 con l'80%. Sì, quindi chiudere un 5x5 in cui l'obiettivo a quel punto era, diciamo, doveva essere stanco, pieno di accumulo di lavoro, quindi non doveva essere già strabrillante per sparare la singola. Dice, panca e stacco, come la programmasti? Sulla panca non ho cambiato, diciamo, troppa roba rispetto forse a quello che facevo. Sullo stacco però facevamo una sorta di 5x5. Sì, sullo stacco feci lo stesso, sulla seduta principale feci lo stesso programma dello squat, ma con una ripetizione in meno. Quindi a 4-5 settimane c'era quella settimana, appunto, milestone, cioè pietra miliare, in cui vedevamo a che punto eravamo. Di squat e di stacco con fatica addosso. E là l'obiettivo principale era la qualità del movimento. Mi ricordo che mettemmo a confronto un video di una sola serie tirata che avevi fatto qualche mese prima di squat. Forse erano 2,7, 2,8 per 5. Sì, 205 per 5 l'avevo collassati. Eh sì. E vedevamo che appunto con me la velocità assoluta a quei carichi era un po' minore. Però la solidità in buca già iniziava a cambiare, perché io proprio l'input gli avevo messo dei fermi sopra, sotto al parallelo. Spieghiamo un po' il fatto che se uno va rimbalzando, sì, è vero che sale più veloce, però quella velocità è data anche dal rimbalzo, c'è poca carica tua, quindi sufficiente a massimale quando l'inerzia del rimbalzo si esaurisce, cioè non è più sufficiente a superare lo sticking point di slancio, e quando invece tu devi spingere là non sei più non sai più dove appoggiare. Mi ricordo che l'input che mi fece fare più il salto di qualità fu proprio il fatto di stare più sulla centro punta, perché io andavo molto sul tallone, e se voi salite, partite sul tallone, fate questo. Sì, questa è una cosa che hanno, lui mi diceva sempre, non devi fare tallone punta ma devi fare punta tallone. Sì, è una cosa che hanno capito in pochi, cioè questo, no? Rimani e vai indietro. Sì. E ci facevo questo. Rimani sul quadricipite inizio discesa, in modo che hai ancora dello spazio per andare indietro col culo quando entri sotto il parallelo. Invece se voi andate subito indietro col culo, vi trovate sopra il parallelo che non sapete più dove andare, e quindi il ginocchio smollerà in avanti, che era quello che faceva lui. Lo squat è come se avesse successo. No, perché se mi sia successo io mi butto indietro. Invece a un certo squat, punto ti ci molli. Io dico, lo squat è più un salto, tu sei in posizione di caricamento con i quad per saltare in avanti, non vai indietro. E uso più questa metafora. Quindi avevo inserito ad esempio lo squat col fermo sopra il parallelo, in cui prima di entrare in buca, in discesa, tu ti fermi e tu in quel momento devi essere ancora avanti, e poi da lì alla buca invece devi andare. Quel fermo non lo riuscivo a fare. Sì. Era l'unica, perché non avevo ancora assegnato bene. Infatti la ritengo una variante molto avanzata quella. Non la metto Dipende un po' dai difetti del soggetto. Però sì, forse cinetica e box squat principalmente facevamo. Box squat, sì, in cui appunto sul box non doveva smollarsi. Cioè l'input era sempre quello, le varianti alla fine erano un mezzo per focalizzarsi più su quell'input. Poi la fase successiva, che era quella più di picking, lì sono iniziate a esserci sempre più milestone. Cioè di squat avevo fatto la milestone a volume, cioè sulle serie multiple, che era quel 5x5. Poi c'era, io mi ricordo che ti chiamavo a volte Peppe, cioè io mi agitavo, io ansia, perché sì, comunque ero, e anch'io quando cambi allenatore c'è un grandissimo entusiasmo, una voglia di fare, quindi avevo quella voglia di, io avevo anche una responsabilità, avevo paura che se avessimo fatto la gara non avessi potuto valorizzarlo abbastanza, magari avessi fatto meno. Sì, è vero, quello lo dicevi, c'avevo un po' questa paura, c'avevo più ansia di lui magari, perché comunque l'obiettivo era spaccare e basta, non esisteva il fallimento. Mi aveva dato una specie di lista dei PR, non so se ti ricordi, c'avevi proprio ce l'ho ancora ma non la guardo più ormai. Aveva proprio una lista di PR, tipo la tripla più
alta che hai fatto in vita tua, la doppia più alta che hai fatto in vita tua, anche la quadrupla. Fallita e... sì. Quindi in pratica l'obiettivo era ogni 2 settimane fare appena più del proprio PR, però sempre con quella qualità tecnica che avevamo messo. Che l'idea era, se ci fa più chili a pesi medi, che questa nuova tecnica era magari meno efficace per risparmiare energia a pesi medi, quindi se ci faceva anche più chili a pesi medi, la proiezione sul massimale sarebbe salita. E l'ha fatto sia di squat che di stacco, alternando squat e stacco. Sulla seduta più pesante era una settimana, spingeva più sullo squat, e una settimana allora, più sullo stacco. Una novità che io all'epoca non ho mai fatto. Per esempio, io le progressioni lineari le ho sempre fatte, 5x5, queste cose. Quindi queste cose non erano nuove per me. Lui mise le settimane regeneranti. Cioè, questa cosa è importante. Sì, la settimana di scarico ogni 4-5 settimane. Uno mette lo scarico, se prima del test, però non era uno scarico, era una sorta di settimana un po' più leggera che serviva a scaricare un po' la fatica accumulata, ma tenerti sempre sul pezzo. E io queste cose non le facevo mai, quindi andavo a bollitura. Vero, vero. Sì, infatti mi ricordo che calzò a pennello, perché dopo quel 5x5 che lui fece bei chili, avevi previsto che ero bollito. Esatto. Ero bollito. E lui diceva: no, ma perché dobbiamo scaricare? Io ho detto: fidati, fidati. Forti, no? Sì, fidati, fidati. E è andato a fare quella settimana più leggera. E là vedeva che effettivamente non era più in forma in quel momento, quindi ha detto: è capitato a pennello. Però si scarica il volume, non si scarica l'intensità, attenzione. Cioè, se facevo un 5x5 80%, magari mi fa 6 doppie all'80. Sì, o anche addirittura a volte passo da 5x5 all'80, 5 doppie all'85. Sì. Cioè, sfrutto il fatto che droppa così tanto il volume per poter prendere in modo facile un carico più alto, che poi è diventato il dente di sega, che è un programma che ho proprio formalizzato nel tempo. Sì, perché il dente di sega fa così. Però un dente di sega salire. Okay. Cioè, sì, sì. Ma perché di sega sono molto pratico. Lo so. Infatti Ado mi faceva questa battuta, però adesso potrei farla io a te, infatti. Tutta l'estate io mi alleno con Peppe, ci sarà magari anche qualche aggiustamento di tiro, se non sbaglio, perché comunque avevo un minimo di voce in capitolo, non sì, 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 sì. Allora, anche se poi alla fine si è iniziato a fidare abbastanza. Tutto, inizialmente forse ero un po' titubato, cioè mi pare che ti avessi detto almeno la frequenza o tot esercizi, i complementari soprattutto non volevo farli. Il good morning, che secondo me ancora credo che dovrebbe fare, però... Io poi te l'ho fatto stamattina, te l'ho fatto il good morning. Ti sei svegliato, eh? Ti è piaciuto, eh? Sì, mi ha fatto una foto al piede. No, good morning storia. Della cinese. Ah, non mi sono accorto di nulla. Cioè, queste manine delicate da panchista. Ora, prima della gara in FPL, delle finali assoluti, in cui mi ero qualificato, disputerò la seconda gara regionale FIPE, che era per le qualifiche alle finali che avrei fatto in Sicilia. In questo caso preparerò mio fratello a casa mia, come avevo preparato anche Claudia Segreto. E vi dirò, in quel periodo avevo preso anche 2 nuovi allievi. Uno era Riccardo Meloncelli, che vedrete in qualche spezzone, che era un ragazzo secchissimo, 1,90 m. Infatti nel 2018, 5 anni che sta con me. E poi nel tempo ha preso anche 20-30 kg. Perché se un soggetto come Peppe, quanto eri alto tu? 97. Quando gareggiavo 115. Cioè dovete pensare che non è uno sport in cui fate solo forza e non prende peso, non esiste. Cioè il peso è fondamentale per spingere peso. Quindi chi dice non crea ipertrofia è una cazzata. Quindi Riccardo diventò grosso nel tempo. Poi presi anche un allievo chiamato Cristiano Costantini, che venne a casa mia, romano, e fece 200 kg il primo colpo. E anche lui poi fece una piccola carriera con me e poi lasciò per altri motivi. Ci furono tanti allievi che andarono e venirono in quel periodo. Ma in ogni caso stavo preparando mio fratello per fare l'oro nella meno 85 nella FIPE del regionale, e il suo avversario era niente po' di meno che un ex Vikings, se sbaglio, Andrea Bernabucci. Ah. Il gareggiò nelle Marche. E io Roberto poi perde contro i Marchi, devi fargli il culo. E alla fine gli fece il culo. Mio fratello arrivò primo con 150 di panca. E 155 gli dietro nulli per la simmetria. Il segreto fece 85 kg nella meno 56 e io ovviamente non potendo tirare, ma devo comunque fare un minimo peso per la qualifica, feci 167 kg. La gara era il 2 ottobre, se non sbaglio. Sì, quindi 2 settimane prima. Non era neanche male come singolo, ci poteva stare. E ovviamente feci l'oro come sempre. Dopo 2 settimane, scarico. Lo scarico era quello, non quello che facciamo oggi, più stile Mabuno, ma un po' più classico. Sì, alla russa, diciamo. Che cioè, a me non fa impazzire. Infatti, una cosa che ho sempre detto a Peppe, io vado sempre in gara e ho lo squat che mi sento spento. Poi di mio, lo squat è quello che temo di più. Però nel tempo poi abbiamo capito che... Sì, sì, poi negli anni questa cosa è stata rielaborata, ci sono molti tipi di taper. Quello
classico alla russa prevedeva circa 3 settimane prima della gara lo stacco più pesante, diciamo l'entrata barra seconda. Sì, diciamo che lo scarico si scarica un po' prima, la panca la settimana prima. Sì, lo stacco da 3 settimane poi inizi gradualmente a scendere. Devo dire col senno di poi che lo stacco è l'alzata su cui forse questo tipo di scarico funziona ancora abbastanza. Quello più semplice da gestire. Sì, sì, basta scaricare di più e non si fa danno. Invece squat e panca uno ha bisogno, si ha bisogno di sentire un po' i carichi addosso, quindi devi ben bilanciare tra freschezza e abitudine al carico. Diciamo che la panca dipende molto anche dal livello di forza, cioè per me magari non c'è bisogno di scaricare troppo la panca, cioè non c'è bisogno di scaricare poco la panca. Sì, un soggetto sì, magari più secco che sai, quelle ragazzine, sì, sentono il peso. Le ragazze leggere praticamente non la si scarica. A me mi diceva mio vecchio allenatore di fare una singola 90% il giorno prima, una singola 90% per tenere attivo. Forse adesso sarebbe tanto, cioè sarebbe deleterio per te probabilmente. No, per me no, dico magari per soggetti così. Ah, okay. Quindi ora parliamo della mia gara, gli assoluti, le finali. Mi ricordo che i miei avversari erano Fabrizio Posca, c'era Mattia Perassuolo che ancora era Remen 93, Gabriele Baccaglini se non sbaglio, sì, Gianluca Martino, insomma quelli storici. Prima prova, non ho il video dell'epoca, saranno 240 kg, peso che anche oggi ci entro perché lo squat è l'unica alzata che non so mai capire in pedana se sto in forma o meno. Poi i tempi diceva di soffrire molto i salti di carico, quindi mo magari sì, sì, avendo anche un massimale più alto, adesso che gestisce più i salti, entra comunque a 240. Quindi facciamo 240 tranquilli, mi ricordo, e erano comunque 10 kg più rispetto alla scorsa gara. L'idea era di fare 260, se non sbaglio, no? Credo, non mi ricordo. No, era di fare 250. L'idea principale era, sì, era di fare riscattare quei 250, esatto, che avevi fallito. Esatto, poi poteva avere anche il margine. Poi in seconda prova chiamavamo 247,5. Un po' poco come salto, eh? Infatti sì. La stanza è anche un po' più larga rispetto a oggi, guardando bene. Sì. Sempre scappe col tacco, lubar. Ok, sono sceso sempre con quel difettino. Sì, che perché ritorna, chiaramente, però ragazzi, meno... come tutti i difetti, non esiste l'input magico che dall'oggi al domani uno cambia tutto ed è già prestativo. Cioè, le cose vanno lavorate nel tempo. Ah, 252,5, non era 250. Sì. No, infatti... Terza prova. Qui mi ricordo una cosa, detto con questa mi gioco tutta la gara, perché l'obiettivo primario era riscattare i 250. Se sbaglio questi, sputtano Peppe. Non importa se faccio poi i 200-300 di stacco, cioè per me l'obiettivo era lo squat, era la mia milestone della gara, sì, i 252. E quindi infatti mi ricordo l'ansia, anch'io, cioè già stavo pensando, pensa che figura in merda, in sberle, mi vedevo già Marco Guerretta che mi diceva perché è uno di quelli che mi prendeva in giro. Sì, comunque c'è più controllo e comunque in realtà aveva margine. Aveva forse altri 5 kg. 2,5 sicuro. 17,5. Sì. Poi la panca, anche qui non abbiamo la prima prova. Immagino che siano 170, la prima prova di panca, credo. E la seconda, 177,5, perché forse volevamo farci una 2. Sì, l'obiettivo era 77, che poi ti lascia spazio per fare 80, 82. Lui comunque veniva, aveva avuto un po' di infiammazione al capolungo del bicipite, quindi l'ultimo mesetto avevamo dovuto un po' mettere un po' un freno alla panca. Comunque era l'alzata in cui era già più, diciamo che 180 erano rischiosi, quindi magari con questo 2,5 kg c'avevo margine. Era l'alzata in cui era già più avanzato sia come carichi che come chili. Ricordiamo che questa preparazione è durata 3 mesi scarsi, quindi poi la panca non mi aspettavo di migliorare di più, diciamo già un buon livello. E mo se ho cambiato dinamica rispetto a quell'altro. Più simmetrici forse, almeno sì, 77. Margine 2,5, non di più. Poi fermeremo 180, di cui non ho il video, e li chiuderò, penso, se non sbaglio, grindandoli a morte. Di stacco entrai poi a 255. Si vede che avevo già un po' più allargato la stanza. Sì, un po' più allargato la stanza. Forse era anche più... Mi ricordo che c'avevo la cosa del trazionare prima, trazionavo tantissimo. Guardavo per terra, cosa che poi adesso ho alzato lo sguardo e mi ha dato... Sì, qua comunque eri un po' più verticalizzato, l'aspettavi di più in partenza rispetto a prima, dove si metteva in tiro, partiva appena arrivava in posizione. Seconda prova, 267,5. Sì.
Peppe c'è sempre queste chiamate a 7:30, di stacco lo fa ancora. Invece erano 12. Non gli piace fare la cifra tonda. Ah. 2,5 kg sono la sua ansia che serve. Poi l'idea era fare salti da 12,5. Cioè, questa idea che io guardo il bilanciere e lo guido come nella panca, quindi. Erano belli. Vizio che poi ho tolto. Poi è pure brutto da vedere. Era più pulita rispetto alla gara precedente. C'è stata 7,5, ma ecco anche qui, vedi. Non è che 80. 77,5 per un motivo di strategia, perché Domingo era il meno stacchista tra i competitor, diciamo che per il terzo. Mi ricordo che c'era una strategia in atto, che hanno fatto una chiamata a bluff. Poi mi pare che lui poi abbiamo abbassato il corso all'ultimo momento per cambiare le alzate. Ha messo tipo 300, non mi ricordo. Sì, una cosa del genere. E poi alla fine speravamo nel fallimento di Mattia, perché eravamo stesso peso, ma io ero più pesante. Abbiamo abbassato e gli altri ci avrebbero dovuto chiamare sopra per batterci. Solida, mi ricordo, comunque, mi ricordo un po' di ho detto, ma vaffanculo, c'avevo di più, no? E arrivai al terzo posto con 710 kg. Sì, perché Martino fallì la terza. Infatti Martino stava incazzato nero nella foto, e Gabriele. Ah, fu la gara ufficiale in cui superai finalmente Baccaglini, perché io dissi, iniziato a fare powerlifting per battere Gabriele, ci ho messo 5 anni. Row, Ghiaccio ci ho messo 2 anni. Questa gara ricordo che io con Peppe feci una scommessa, perché Ado chiamò Peppe e gli disse, ascolta, dato che sai i nostri sistemi, tanto vale che come noi, no? Bilanciere! E tu cosa hai risposto? Mo ci parlo con Domingo, vediamo, non lo so. Io ho detto, Peppe, facciamo così. In realtà io volevo andare con loro, ma non volevo... Dovevo sudarla un po', no? Perché io sono 10 anni che voglio che Ado mi chiami, mi dica, vuoi venire con noi? Io sono prezioso. Non volevo fare come tutti quelli che gli leccano il culo. Fossi entrato in squadra, come per esempio ha fatto Carlo Calabrese. No, scherzo. Io feci una scommessa con Peppe. Sì. Che dovevi fare... O 700 kg, sì. O podio. E sarei entrato col Parma, sì. Lasciando i Lions. Sì, sì. Fece entrambe. 710 kg, terzo posto. Terzo posto, se Perazzuolo falliva quello stacco, era anche secondo. Poi, tra l'altro, io ai tempi non ci tenevo neanche troppo alla questione punti squadra, eccetera, però giustamente col senno di poi è una posizione in più... faceva sempre comodo. La gara fu un successo. Alfanculo qui diceva no, ma tanto con Peppe andrà male, lui Domingo è ingestibile, qualcuno diceva che era ingestibile, dovrebbe ascoltato. Invece beh, però fu un esor, primo podio sopra i 700 kg, ottimi kg, Pierre quasi su tutto più o meno. Poi decisi di fare un post per fare una recensione del lavoro di Peppe, ma Ado non era d'accordo. Sì, diciamo che perché lui mi diede le pagelle su programmazione, occhio tecnico, gestione gara mi ha dato qualche voto per l'anno. Meno del 10, sì, qualcosa del genere. Che poi secondo me... Era tutto 10-10 tranne l'ansia, 7 su 10. Che poi secondo me l'ansia e la paura di sbagliare sono abbastanza la chiave del successo, sì, spesso. Sì, però non sei quel tipo che ti sprona, dai, no, ma lui poi non ne ha bisogno. Lui poi non ne ha bisogno. E quindi, non avendone troppo bisogno, secondo me andava meglio dritto per dritto. Cioè sì, le non chiamate fare sono ombra, che già sei grosso, c'è la luce. No. Questo gli serviva, secondo me, a Domingo. Ado che sia ingestibile. Mi chiamò al telefono e mi disse, Domingo, se vuoi bene a Peppe, non fare la recensione, perché lo svilisci, lo sminuisci. Così. Sì, lo so che vuoi bene, vuoi fare una bella recensione, però non è carino. Perché diceva Ado, giustamente, che visto che io ero uno cioè, del bar, un prodotto da recensire, no? Quasi. No? Tu, da... coglione della situazione, non potevi permetterti di recensirmi, no? Allora il coglione chiese a Ado, se vuoi che io venga in squadra con voi, voglio sentirmelo dire, avanti, dimmelo. Ma Domingo, hai 35 anni, non mi interessa, dimmelo, sono 10 anni che aspetto questa proposta d'amore. Vabbè, sì, vorrei venire in squadra con noi. E io vengo, accetto. Grazie, Ado, accetto. Mi piace la proposta. Diciamo, si fa bindolare così, si prende in giro. Eh sì, però sudato, solo, Ado. E poi gli dissi, Ado, ricordi che sono stato io a mettere il primo avanzato nella mano di Gaggiulo, non tu. Carlo Calabrese è arrivato dopo, il forte. Ma il primo forte gliel'ho dato io. E tu non volevi rischiare, invece io con la mia pelle ho scommesso su di lui. E dopodiché tu ti sei svegliato. E questa è la verità, giusto Carlo Calabrese? Puoi confermare venendo qui? Giusto. E da lì poi Peppe ha cominciato a seguire Carlo e tutti gli altri sull'onda della mia spinta. Allora adesso Carlo farà ciò che serve al video, cioè dire che tutto quello che dice Domingo è vero. No, perché non confermi? Confermo. No. Se non fosse stato per Domingo non avresti mai avuto Carlo, no, non saresti qui con me. Forse non sarei neanche se nato. Se me saresti ingegnere spaziale, lavorerei per la SpaceX. Pensa che è un lavoro di merda, cioè mamma, che brutta fine avresti fatto. Grazie Domingo. La gara fu un grandissimo biglietto da visita. Peppe da quel giorno ha cominciato ad allenare sempre più gente, è diventato un docente di alto livello, allena tantissimi atleti anche a livello internazionale. Carlo ha appena fatto un europeo. Anzi, quando uscirà questo video avrete già visto il video di Carlo, sicuramente. E grazie Carlo.
fai un resoconto di come è stato allenarmi, almeno per quel periodo, poi il resto lo parleremo nei prossimi anni. Per quel periodo, no, devo dire tutto ok, pure perché eravamo abbastanza fomentati tutti e due, anche perché si era comunque qualificato per le finali, quindi la prima gara era anche una gara importante. Comunque è andato tutto bene, cioè tutti i PR che ci eravamo prefissati durante la preparazione li ha chiusi tutti. Mi ricordo che una volta mi fece anche uno scherzo, tipo, ah, ci sono rimasto sotto. Mi pare che era la tripla 2.30, la cosa, o la doppia. No, lo scherzo che mi feci tu con i miei allievi era di mettervi d'accordo a lasciarmi tutti quanti e rimanere senza allievi. Io ci rimasi talmente male. Allora, no, devo dire che allenare Domingo è stato una cosa positiva, anche perché cioè, si è fidato del programma, ha fatto tutto quello che doveva. Sai che non la rivedrai più questa banconota, vero? Ecco, neanche questo, grazie. E di. Sì, è stato bravissimo, l'atleta migliore del mondo, poi da... Cioè, attualmente... Sì. Tutto ciò che uno vorrebbe... Cioè, chi è il ferro vecchio qua? Io non sono ancora pimpante, giovane. Ma non lo so, sicuramente non Domingo. Ecco. L'atleta più longevo della FIP. Quello anche che si dà più soddisfazioni, scommetto. Sì, farà un record Master 4 mondiale. Come di Master totale. 4? Perché sei longevo, fare più chili a 80 anni che ora, probabilmente. Visto che non hai nessuno stress. Beh, perdiamo i soldi. No. Quali soldi? Non mi so. Quali soldi? Non mi so. Quasi devo chiudere. Aspetta, faccio di merda! Ti ho detto tutto, non stai nessuno insieme! Se vi è piaciuto questo video, volete vederci insieme un'altra volta, 5.000 likes. Sì, non è inutile che fa il fiatone. Iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al canale di Peppe. Non c'è il canale tu? No, c'è solo Instagram. Vabbè, se volete farvi allenare da lui, perché non vi potete permettere i miei prezzi, ci sta, passate con lui. Perché è bravo anche lui comunque. Tutto quello che è Sala ha imparato da me. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone. A me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo. Però non è funzionale al carico 1 RM. Dopo aver visto questo video, scommetto che vuoi farti allenare da me. Beh, basta scrivermi in privato, contatti in descrizione. E poi ti chiederai, ma cosa userò come integrazione? La NutriMuscle.it, una vasta gamma di prodotti di integrazione. Usando il mio codice sconto NM_Codum64 avrai un 10% su un ordine minimo di 50 euro. Ma ti manca ancora qualcosa? L'attrezzatura per allenarti? Ovviamente PowerGear.it, azienda leader del settore, che costruisce bilancieri, rack, panche regolamentari e una bellissima pedana da stacco. Tutto sempre con il codice sconto TUM64 senza gli iniziali prima, con uno sconto del 6%, unico in Italia, ragazzi. Quindi, che state aspettando? Cliccate sul sito.